Dopo 5 anni, Agropoli si ripresenta all'appuntamento con il calendario nazionale Open 2015, con un torneo che registrerà la partecipazione di veri protagonisti del circuito al top del ranking nazionale. Il torneo, che al momento vede già rappresentate tutte le regioni del centro-sud Italia, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, ma anche del nord, Veneto, si avvia a vivere momenti di assoluta competizione agonistica, raramente registrati nella provincia di Salerno. Testimonia del torneo sarà Francesco Gancellotti, grandissimo tennista degli anni 80, quando si impose come giocatore solido da fondo campo e riuscì a sfiorare le prime 20 posizioni del ranking mondiale. Nel 1983 e nel 1984 si aggiudicò gli assoluti italiani e sempre in quel periodo vinse i tornei di Firenze e Palermo, comportandosi bene agli internazionali d'Italia e raggiungendo la finale a Bordeaux. Ci saranno tutti gli ingredienti per un grande torneo e per un vincitore di prestigio. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla struttura sportiva del Tennis Village di Agropoli, nata lo scorso anno proprio con l'obiettivo di valorizzare questo sport anche attraverso i grandi eventi. Infatti non si può non sottolineare il contesto più generale in cui tale competizione si colloca. Ci si riferisce al complesso di attività poste in essere dall'associazione TC Agropoli, che da oltre un decennio è mossa con l'obiettivo di valorizzare lo sport del tennis nel territorio cilentano, anche attraverso una scuola tennis diretta dal maestro nazionale Domenico Gurga. Si tratta di capitalizzare i già soddisfacenti risultati raggiunti dagli allievi nelle varie competizioni. In merito si sottolinea il raggiungimento della fase nazionale della Serie C, unica rappresentativa della provincia di Salerno in tale categoria. Tutto ciò richiede delle risorse sia umane che finanziarie e qui entrano in gioco le interrelazioni con le istituzioni locali, quali il comune di Agropoli, ma anche le istituzioni private, le cui finalità convergono e si intrecciano con la mission dell'associazione della Tennis Village: favorire gli appartenenti alle comunità locali nella pratica dello sport non solo ai fini agonistici ma anche amatoriale, quale espressione di momenti aggregativi che aiutano soprattutto i giovani nella crescita sia sportiva che socioculturale, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali degli stessi. Un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno consentito di riportare un evento di prestigio sul territorio cilentano. Tutti gli appassionati in media e sportivi sono invitati a seguire gli appuntamenti che si terranno dal 3 al 15 settembre al Tennis Village Agropoli.